È la nostra preghiera al Signore Gesù, la sua morte per la nostra vita. Riconosciamo la ricchezza di questo dono. Lui l'ha sconfitta la morte, ma noi dobbiamo essere in grado di metterci sulla sua stessa lunghezza d'onda e fare dell'osservanza del comandamento dell'amore, l'amore di Dio e l'amore del prossimo, le due facce di una stessa medaglia, l'impegno per il rispetto di ogni nostro simile. Il brano del Vangelo ci presenta una delle tante discussioni e prove a cui Gesù viene sottoposto da parte degli scribi e dei farisei. Chiedono un segno a Gesù, ma non è un segno per credere, è un segno per metterlo alla prova. E la risposta di Gesù: Gesù non è un mago a disposizione. Non ci può essere un segno se non c'è la fede in lui. Se non c'è questo rapporto nuovo tra noi e lui, un rapporto che si salda nella quotidiana fedeltà alla parola e per tanti di noi, nel quotidiano cibo che alimenta la nostra vita e ci dà la forza per essere segno di unità, di amore, di rispetto, di quella immagine che ognuno di noi porta impressa in sé, l'immagine di Dio, da amare, da rispettare, da difendere.